Leo Angelicchio, quest'anno si rischia di vedere le navi sia a Vieste che a Peschici-Chiasso di Garganico, le navi che solitamente effettuano durante l'estate i collegamenti marittimi con le isole Tremiti, attraccati ai rispettivi porti. Si navigherà a vista, è il caso di dire. Sì, buongiorno a tutti, buongiorno agli amici di Rete Gargano. Sono orgoglioso di fare questa intervista per questa ente. Sì, a vista, nel senso ci arrivano 10 prenotazioni, mobiliteremo le navi per 10 persone. Purtroppo è ancora tutto fermo, noi eravamo pronti già nel periodo pasquale a partire con vari gruppi da tutta Italia, abbiamo dovuto rimborsare queste caparre mandate dalla gente. La stagione si prospetta veramente, non so, c'è un punto interrogativo immenso, non si sa quando partire, come partire, è tutto fermo e soprattutto le strutture anche per giugno non hanno prenotazioni, hanno avuto disdette, stiamo aspettando almeno di arrivare nel periodo di luglio con le strutture senza avere disdette, perché noi lavoriamo con lo specchio delle strutture, se noi lavoriamo con B&B, con villaggi, con alberghi, quindi se le strutture hanno prenotazioni, il pacchetto escursionistico va a completare la vacanza del turista, altrimenti saremo costretti veramente, come ben sapete, la nostra flotta ha più di 120 dipendenti, tra esterni, tra interni, tra agenzie, tra marinai. Quindi lasciare a terra 120 persone, 120 padri di famiglie, è veramente dura da pensare e saremo pronti a consegnare le chiavi al ministro delle Infrastrutture e Trasporti perché non sapremo proprio come fare.